Allora, Marta Cavalli, una Roubaix asciutta finalmente. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto questo duro confronto con un pavé bagnato e scivoloso, quest'anno è totalmente il contrario, è molto veloce, c'è tanta polvere, tanta sabbia sui settori e vedremo come si fa. Dopo l'Amstel, cosa è stata la tua settimana? È una settimana impegnativa, mentalmente più che altro, perché mi si sono riversate addosso mille attenzioni sui social, ma anche attraverso telefonate. Sono uscita in bici a casa 3 giorni e ogni persona, ogni ciclista che incontravo era un complimento, un saluto, un'esclamazione, quindi veramente mentalmente è stato impegnativo perché ho dovuto far fronte a tante emozioni. È quello che un atleta sogna in fondo però. Sì, è stato proprio un sogno che si è realizzato e ne parlavo quest'inverno, che il mio sogno sarebbe stato poter vincere una corsa World Tour. Tutti mi dicevano sì, ma non sei lontana, però non avevo mai avuto questa conferma. Poter trionfare all'Amstel è stata una grande soddisfazione, ma non solo mia personale, ma anche di tutto il team e di tutte le persone che lavorano con me. Per la Roubaix si parte per far risultato? Si parte sempre per far risultato, ovvio non ci si mettono troppe aspettative di fronte perché può succedere di tutto, però vediamo. In bocca al lupo. Crepe al lupo.